Sono al safari di Ravenna e sono in compagnia, possiamo dire, del vero presidente di questa istituzione, Rallo. Rallo è un pappagallo dolcissimo che mi sta facendo compagnia da quando sono arrivata qui, ma sono qui per un evento particolare. C'è stato un open day dedicato agli insegnanti e di questo ci parla Chiara Roncuzzi, che è la responsabile del progetto scuola del Safari Ravenna, assieme a Gerardo Sarno, che però non è microfonato, quindi facciamo in modo che parli solo Chiara a nome di tutto il team dei bravissimi ragazzi che hanno veramente molta competenza e molta pazienza, perché voi avete grande cura dei bambini. Che cosa avete fatto in questo Open Day? Allora, oggi abbiamo presentato alle maestre i nostri progetti didattici con le scuole, quindi abbiamo invitato le insegnanti dopo che abbiamo spedito il nostro catalogo scuole nella maggior parte delle scuole italiane, e le insegnanti hanno aderito, soprattutto quelle di questa zona, quindi della Romagna e dell'Emilia Romagna principalmente, sono venute e hanno potuto toccare con mano l'esperienza di una visita guidata al Safari Ravenna. Quindi abbiamo presentato i nostri laboratori didattici, le nostre aule, il parco, l'area pedonale, e abbiamo fatto fare alle insegnanti il trenino con la visita guidata, che è una tra le maggiori attrazioni per le scuole quando vengono. Quando si può venire assieme a una scolaresca per visitare il Safari Ravenna? Allora, adesso noi a ottobre siamo aperti fino alla fine di ottobre, solo il venerdì, sabato e domenica. Poi saremo aperti le domeniche di novembre, poi il parco naturalmente chiude per i mesi invernali e riapriremo da marzo. Quindi le scuole sono invitate da marzo, aprile, maggio, giugno, anche per le gite scolastiche. E allora, da me, Peter Coniglio e Rallo, l'appuntamento è al Safari Ravenna. Ciao!